benvenuti. Oggi è sabato 10 giugno 2023. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.20. La luna sorge alle 15.49 e cala alle 2.43. Oggi la Chiesa celebra la Beata Diana. Il nome Diana deriva dal greco e significa celeste, luminosa, divina. Alcuni sostengono che venga dall'isola di Delo. Diana era la dea romana della caccia e dei boschi. Il suo numero fortunato è il 3, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo il rame. Amici e amiche, state per scoprire un consiglio per eliminare quelle fastidiose macchie di cera che sembrano impossibili da togliere dai tessuti. Ma attenzione, perché ciò che vi sto per svelare potrebbe scottarvi, letteralmente. Prendete un cucchiaio e mettetelo sulla fiamma del fornello per farlo scaldare. Poi con tutta la delicatezza possibile posizionate un pezzo di carta assorbente o un sacchetto del pane sulla macchia di cera. E ora, con un gesto sicuro, passate sopra il cucchiaio caldo. Magia, la cera si scioglie e viene assorbita dalla carta. PS, ricordatevi che esistono anche detergenti specifici per i tessuti. Compie oggi 64 anni Carlo Ancelotti, ex giocatore e attuale allenatore di calcio. Infinito l'elenco dei trofei vinti con il Milan quando guidava il centrocampo delle squadre di Sacchi e di Capello. È l'unico tecnico nella storia di questo sport ad aver conquistato il titolo nei 5 principali campionati europei: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Auguri anche all'attrice napoletana Tosca d'Aquino, che festeggia 57 anni. Esuberante interprete di commedie, la ricordiamo soprattutto nel film Il Ciclone di Leonardo Piraccioni, con il suo tormentone Piripì. Sono 71 oggi gli anni di David Riondino, cantautore e attore fiorentino che da ragazzo apriva i concerti di Fabrizio De André. Con i suoi brani satirici è stato protagonista di trasmissioni televisive come Maurizio Costanzo Show e Quelli che il calcio. Aveva denunciato i brogli elettorali e il clima di violenza in atto nella nascente dittatura fascista. Quel giorno, il 10 giugno del 1924, il politico e giornalista Giacomo Matteotti doveva presentare un nuovo discorso alla Camera per rivelare le sue scoperte sullo scandalo finanziario che coinvolgeva anche Arnaldo Mussolini, fratello minore di Benito. Ma non arrivò mai, fu rapito e assassinato in una macchina da una squadra fascista inviata dal Duce. La curiosità di oggi è tecnologica. Chi ha eliminato l'app di Facebook dal proprio telefonino segnala un aumento del 20% della durata della batteria. Ne vale la pena? E ora lasciamoci incantare dalle previsioni astrali di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi Luna congiunge Saturno in Pesci. Qualche ricordo, qualche rimembranza, è qualcosa che non andasse contro il programma. Benissimo i segni d'acqua, ma vediamo gli altri. Ariete, la giornata oggi è un po' malinconica, fa una revisione di tutta una serie di sentimenti del passato, ma che vi convincono che siete pronti per vivere quelli contemporanei, quindi direi che è andata proprio bene, no? Toro, la giornata di oggi si avvale di una Luna e di un Saturno che vi danno forza e coraggio e che vi riportano di nuovo in uno stato di calma e di lucidità. Bene, mantenetelo più a lungo possibile e rimandate a dopo il weekend i discorsi necessari oramai da fare al lavoro per qualche cambiamento importante, stabilire delle date e soprattutto decidere cosa fare della relazione con il partner. Gemelli, una giornata che oggi prevede Luna e Saturno contro. Oggi è una giornata con un po' di bassi che si faranno più sentire degli altri, anche se in serata partner e amici faranno di tutto per coinvolgervi in qualcosa. Cancro, giornata veramente speciale oggi con una Luna solidissima che vi rimanda un sostegno planetario come non mai efficace, grande chiusura lavorativa con un gran bell'affare e soprattutto un ritorno in famiglia. Qualcuno di voi potrebbe sentire nostalgia di qualcuno da andare ad abbracciare a casa. Leone, la giornata di oggi
è sotto il dominio di una bella Venere e di un Marte che vi inducono a creare un momento di intimità in famiglia e con il partner. Giove è contro, quindi fare anche un po' di spese e di creare un po' di economia domestica sarà uno degli accordi che sarà necessario fare con il partner. Vergine, la giornata di oggi prevede la Luna e Saturno contro. Oggi probabilmente sarete subissati di lavoro. Vi avevo avvertito che il weekend sarebbe stato un po' lavorativo, ma non scoraggiatevi anche perché la settimana vi ha regalato delle belle emozioni. Adesso però non sentitevi soli, cercate di contattare almeno con una telefonata la persona che avete nel cuore. Bilancia. La giornata di oggi vi lascia un po' riflettere su quanto questo Bailam di questa settimana ha procurato, sia in termini efficaci a livello lavorativo, ma soprattutto per tutta una serie di corteggiatori, tra cui qualcuno vi ha particolarmente colpito. Scorpione, ottima la giornata con Luna e Saturno dalla vostra parte. Oggi riuscirete a essere solidi e capaci a terminare una serie di compiti richiesti a livello professionale e ad essere puntuali in famiglia e nei doveri. In serata, probabilmente un invito inaspettato potrebbe stupirvi. Sagittario, giornata che prevede la Luna e Saturno contro. Oggi c'è un calo d'umore, gli entusiasmi si scontrano contro l'impossibilità di fare qualcosa che avevate programmato. Siete il re dell'adattamento, troverete una via alternativa, non disperate. Capricorno, giornata molto intensa oggi, Luna congiunta a Saturno, il vostro pianeta, per cui forti delle vostre idee sarete sempre sul pezzo, lucidi e carismatici come non mai. Oggi affascinerete chiunque. Acquario, una giornata che vede Luna e Saturno congiunti proprio davanti a voi, nella casa delle prospettive, delle possibilità, assieme a Nettuno che vi ricorda che dopo aver superato quell'enorme scoglio chiamato realtà per voi, averlo fatto in maniera egregia, adesso iniziano i sogni. Pesci, una giornata splendida per voi, Luna dalla vostra parte con Saturno e Nettuno. Sogni, realtà, concretezze, ma soprattutto grande amore. Che dirvi di più? Godetevela! I membri dei due equipaggi non potevano sapere che quello era il primo appuntamento di una delle sfide più famose della storia dello sport. Era il 10 giugno del 1829 e sulle acque del Tamigi si fronteggiavano in una gara di canottaggio gli studenti delle università inglesi di Oxford e Cambridge. Fu Oxford a vincere la regata davanti a 20.000 spettatori. L'espressione del giorno è la seguente. The early bird catches the worm, che in italiano suona come l'uccello mattiniero prende il verme. Significa che chi si sveglia presto ha più possibilità di successo, sì, perché agire tempestivamente può aprire le porte della fortuna. E nella nostra lingua? Noi diciamo semplicemente il mattino ha l'oro in bocca, mentre in dialetto siciliano il concetto si rafforza ancora di più. A matinata fai un nata. Ecco i programmi che vi consiglio di non perdere oggi. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Winston Churchill. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua sconfitta alle elezioni lasciò tutti senza parole. Avrebbe potuto ritirarsi e dedicarsi ai suoi hobby come l'astrologia, le pratiche esoteriche, il gioco d'azzardo, ma Churchill era un uomo che non riusciva a stare lontano dall'azione. Non poteva fermarlo nulla, nemmeno l'infarto, la tragedia della morte di sua figlia e la profonda depressione che chiamava il cane nero. Infatti, nonostante tutto questo, Churchill, già ultra settantenne, tornò in politica e continuò a lottare per la sua amata Inghilterra, fino all'età di 89 anni. Infine, il mondo intero ha seguito in TV l'ultimo viaggio di questo invincibile uomo, un evento che ha coinvolto ben 350 milioni di persone. Ci salutiamo con la frase del giorno: sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.